Amici di canalecaccia.tv, siamo all'interno dello stand Browning, la cattedrale Browning. L'ho chiamata, sono in compagnia dell'amico Frederic Colombier. Non vedevamo l'ora di rivedere i cacciatori, caro mio, ma è oggi, ieri, oggi e quello che sarà domani. È un tripudio di tornare alla normalità, caro Frederic. Sì, più di 2 anni che non abbiamo fatto nessun evento, che non abbiamo potuto incontrare i nostri amici, appassionati, clienti cacciatori, quindi siamo molto lieti di essere qui in questa fiera di Bassa Umbra, che è un successo clamoroso assolutamente, è estremamente bello e piacevole vedere questo successo. Vi aspettavano in tanti. Oggi presentiamo queste 2 armi strepitose. Sì, allora, la prima è la nostra carabina riarmo lineare, la carabina Maral. E la carabina Maral l'abbiamo fatto in questo allestimento reflex. Allora, questo ha 3 grandi vantaggi. Il primo vantaggio è che è un punto molto basso che mi consente di non avere un calcio regolabile, quindi quando sparo sono veramente schiacciato sull'arma e posso gestire molto meglio il rinculo, quindi sul secondo colpo non perdo la mira. Questo è il primo vantaggio. Il secondo vantaggio e che posso sparare con entrambi gli occhi aperti, quindi mantengo tutta la visione e con la visione periferica posso vedere se arrivano altre bestie, altri animali o un cacciatore, quindi un vantaggio di sicurezza ed è confortevole. Il terzo vantaggio è che lì così posso avere accesso alla regolazione del punto rosso e posso aumentare o abbassare l'intensità della luce, quindi questo si chiama il sistema reflex. È un compact, viene venduta praticamente già con il reflex installato questa. Allora è tutto possibile, può essere venduto col sistema già installato oppure può essere venduto separatamente. E questo sistema si mette al posto della bindella e va inserito, può essere adatto a qualsiasi carabina Bar MK3 oppure alle nuove carabine Winchester, le Vulcan SX02. Perfetto. Di qua vediamo invece qualcosa più dedicato con l'alta visibilità. Sì, allora di qua abbiamo una Bar Tracker. La Bar Tracker abbiamo puntato su 2 elementi chiavi. Il primo è la sicurezza, e la sicurezza la troviamo con degli inserti arancioni per la visibilità e poi con la sicura dorsale che toglie la molla del cane, scarica totalmente l'arma. Con questa sicura l'arma non è più carica, di più la sento e vedo benissimo la posizione della mia sicura dorsale, quindi posso immediatamente sapere se sono in posizione di fuoco o meno. L'altro punto, per quelli che vanno nei cespugli, per i canai come si chiamano, è canna corta per essere più maneggevole in questo caso. È estremamente corta, è una canna da quant'è? Da 54? 47 centimetri. 47 centimetri. Quindi questo mi consente di avere un'arma con meno ingombro, molto più maneggevole. Una slugger. Sì, posso andare nei posti più complicati, più difficili, con un'arma molto maneggevole. Molto maneggevole. Bene, ti ho beccato, c'è tanta gente adesso, visto che in questi 2 anni Browning non è stata ferma. Ma io ti propongo adesso di andare a presentare la nostra nuova carabina Winchester SX02. Assolutamente sì, ci spostiamo, dobbiamo fare diversi metri, aspettateci.